coro hanno intonato gli alunni della San Pietro Celestino, una novità molto apprezzata dalle persone presenti alla cerimonia per la festa della Repubblica, in programma nella piazzetta del Monumento ai Caduti. Il prefetto D'Agostino, oltre a ribadire il proprio impegno nell'affrontare e risolvere i problemi della gente, così come chiesto dal presidente Napolitano, ha espresso apprezzamento per la nutrita presenza di bambini alla manifestazione. I bambini sono il nostro futuro. Loro capiscono fin d'ora cosa significa l'unità nazionale, cosa significa sentirsi italiani, e vedere la gente e i bambini commuoversi dinanzi all'inno d'Italia e all'alzabandiera significa ancora quei valori fondamentali che hanno ispirato i nostri padri, che ci hanno portato fin dove siamo arrivati, sono ancora molto vivi tra la gente. Poco più tardi in prefettura sono state consegnate le medaglie d'onore ai deportati nei lager nazisti. È il caso di Giovanni Silvestro di Rionero Sannitico, oggi ha 94 anni. Nel 1943 gli fu chiesto di passare a combattere con i tedeschi. Lui si rifiutò, passando 2 anni d'inferno in Germania. Tutta la truppa alpina dovevamo andare a Civitan del Friuli, dalla Jugoslavia, per riunire la truppa alpina lì. Poi in quel momento siamo arrivati a Udine e ci hanno fermati, ci hanno messo sulla tradotta e ci hanno portato via al confine della Polonia. Ci hanno portato a raccogliere delle patate appresso ai trattori per un mese e poi ci hanno internato nella Germania centrale, dove la zona più industriale. Le altre medaglie sono state assegnate alla memoria a Raffaele Nibbio di Belmonte, a Francesco Gazzerro di Venafro, a Michele Maddoni di Sant'Agapito e a Umberto Mazzocco di Cerro al Volturno. Subito dopo sono stati consegnati i titoli di Cavaliere del Lavoro ad Antonio Buono di Venafro, a Pasquale Marinelli di Agnone e a Vincenzo Petrarca di Fornelli. Infine il prefetto si è congratulato con l'ispettore capo della Polizia Penitenziaria Cesare Pietrangelo, che ha sventato una rapina in banca. Un gesto, io ho detto...